Eccoci, tornati in diretta con il nostro approfondimento advisory update e insomma approfondimento che oggi facciamo con Giancarlo Marcotti. Inutile che io aspetti a salutarlo perché lo vedete già, il fatto di Giancarlo Marcotti che di solito è lunedì, ma questa settimana replichiamo perché non possiamo non commentare con Giancarlo il voto delle regionali e del referendum. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Io premetto che non ho chiesto nulla, che voi ci crediate o meno, a Giancarlo di quello che mi racconterà, perché ero anch'io incuriosita, volevo tenermi la sorpresa per la diretta. Quindi partiamo dal punto fondamentale. Allora, abbiamo votato domenica e lunedì sia sul referendum, nel senso avevamo il taglio dei parlamentari, sapete molto bene che insomma ha vinto il sì anche nettamente. E poi abbiamo votato non in tutte le regioni italiane, ma anche per le regionali, insomma, per le amministrative. Allora io parto da una considerazione che ha fatto il Premier Conte. Poi ti leggerò, caro Giancarlo, anche altre dichiarazioni che sono arrivate dopo questa tornata elettorale. Ma parto da qui perché Conte ha detto niente rimpasto. Questa è una delle prime domande che è stata fatta al Presidente del Consiglio. Questo perché? Perché al di là del fatto che quando ci sono le elezioni vincono tutti e nessuno perde, se ci basiamo sui numeri è chiaro che il Movimento 5 Stelle, che fa parte della maggioranza di governo, è uscito un po' indebolito da queste elezioni regionali. Lasciamo per un istante da parte il referendum. In alcune piazze, insomma, non c'è praticamente più. Diciamo che io questa mattina ho letto un articolo e così ti do la parola, sul quale peraltro mi sono anche espressa sul mio Twitter. E ho letto il Movimento 5 Stelle, insomma, debacle, ma regge grazie al Partito Democratico, quindi con l'alleanza con il Partito Democratico. Io mi sono permessa di dire, ma insomma, era proprio quello che il Movimento 5 Stelle non voleva. E allora la mia domanda prima è la seguente: sei d'accordo con il fatto che non ci debba essere nessun rimpasto? E da qui chiaramente analizziamo questo voto e i vari partiti politici. Allora, sì, è probabile che non ci sia rimpasto, ma è anche probabile che ci sia una cosa che comunque sia molto simile al rimpasto, ossia che in testa all'agenda di governo adesso vadano così, delle problematiche avanzate dal Partito Democratico. Quindi, tanto per essere chiari, il MES tornerà assolutamente in primo piano, neanche a parlarne dei decreti sicurezza che verranno smantellati. Quindi, insomma, anche se non cambiano i ministri, però il governo verrà spostato sul Partito Democratico e questo di fatto è un rimpasto. Esatto, perché ovviamente beh, è molto semplice, il Partito Democratico ha forza rispetto al Movimento 5 Stelle e quindi potrà alzare la mano qualche volta di più, no? Nelle decisioni. Peraltro il leader del PD, Zingaretti, ha detto ora si apre una fase nuova, quindi secondo me lascia intendere anche questo. Lui ovviamente si riferiva a una stagione di riforme, no? Dice da questo momento in avanti prenderanno il via le riforme che finora non abbiamo fatto, però insomma poi le riforme devono avere, hanno un peso rispetto alla maggioranza di governo, insomma, quindi se il PD ha più forza chiaramente potrà magari avere qualche voce in capitolo in più. Però, Manuela, il Parlamento non è cambiato. E no, Cioè. no, no, certo. Beh, però a livello politico io parlo di questioni squisitamente politiche all'interno del governo, poi chiaramente come numeri in Parlamento, quelli rimangono uguali. E quindi capisci che chi deve votare quelle leggi o chi deve appunto votare per lo smantellamento di alcune leggi che adesso ci sono principalmente quelli dei 5 Stelle, che sono il doppio dei parlamentari all'incirca del PD. Quindi sì, d'accordo, è uscito con le ossa rotte il 5 Stelle da questa tornata elettorale. Però non può diventare un governo a trazione PD, cioè o il PD così si prende la responsabilità di chiudere questa esperienza di governo perché si sente forte, allora andiamo alle elezioni, benissimo, oppure insomma, certo, può tirare un po' la corda, ma sempre fino ad un certo punto. Ok,
Senti, ti faccio una domanda che ci riporta per un istante sui mercati, poi torniamo ad analizzare quello che potrebbe succedere. Sì, perché poi è vero, ma quindi secondo te ci vorrebbe proprio un rimpasto o bisognerebbe tornare addirittura alle elezioni dopo questo risultato che ha visto una delle due forze di maggioranza, insomma, uscire con le ossa rotte da questa tornata elettorale? Allora, no Manuela, allora, Che non poi ho vabbè, ancora. tornare alle elezioni no, perché bisognerebbe sciogliere le Camere, ma non c'è motivo di sciogliere, però intendo dire idealmente, no? Stiamo ragionando su quello che dovrebbe essere fatto. No, attenzione, con il sì del referendum il motivo per sciogliere le Camere ci sarebbe, poi dopo Mattarella non le scioglierà mai, però obiettivamente. Noi abbiamo ancora un Parlamento di 935 persone, però abbiamo già votato una legge che renderà queste persone 600. Quindi, dato che verrà eletto il prossimo Presidente della Repubblica poco prima che si scioglierà perché è giunta a scadenza la legislatura, e quindi il problema c'è da un certo punto di vista, cioè verrà eletto un nuovo Presidente della Repubblica con un Parlamento praticamente agli sgoccioli, e questo non mi sembra una cosa corretta. Dovrebbe essere appunto Sì, eletto. è vero, però Giancarlo sappiamo molto bene che poi è vero, no? Ha logica, però sai che a volte purtroppo la politica non è sempre logica, lo dico con un sorriso, ha logica dovrebbe essere così, però è chiaro che questa riduzione dei parlamentari, quindi l'effetto, no? Del sì del referendum sarà operativa e attiva dalla prossima legislatura. Quindi insomma diciamo che è un po' un arrovellamento su se stesso questo discorso, perché da un lato avendo scelto per la riduzione dei parlamentari dovremmo farlo immediatamente, perché altrimenti il Parlamento così com'è non regge più rispetto a una nuova, come dire, regola, no? A una nuova legge, ma allo stesso tempo invece dovremmo andare oltre, aspettare la prossima legislatura naturale, quando andremo a elezioni naturali. Sì, io ho anticipato che non verrà sciolto il Parlamento per questo, però ci potrebbero essere delle motivazioni per scioglierlo, cioè non sarebbe assurdo, anzi sarebbe quasi logico, come hai detto tu, che invece venisse sciolto il Parlamento. Però Manuela, non ti ho ancora detto la mia disamina del voto, Sì, non ho no, ancora. ma adesso ci arrivo. Aspetta, io ti volevo solo chiedere questa cosa più economica, poi l'ho premesso, poi torniamo. Sto mantenendo un po' di suspense. A livello economico, hai visto subito lo spread ha reagito bene, cioè abbiamo avuto un calo del differenziale tra BTP e Bund, ai minimi degli ultimi mesi. Insomma. Fiducia in un governo di centrosinistra con il Movimento 5 Stelle e, come dire, un sospiro di sollievo perché la destra, ha riportato dei risultati contenuti. E allora, Manuela, un'altra questione è lo spread. Cioè, purtroppo, continuiamo a dare una visione in generale, voglio dire, una visione distorta dello spread. Cioè, noi pensiamo che quando lo spread aumenta o diminuisce è perché il sentiment degli italiani, insomma, della popolazione italiana, sia appunto di un certo tipo, più ottimista o meno ottimista, eccetera. Nella realtà, questi titoli dello Stato, non solo i BOT che hanno rendimenti negativi, ma anche i BTP che hanno rendimenti minimi, bassissimi, questi titoli dello Stato vengono quasi interamente acquistati dalle banche centrali e dalle banche ordinarie. Quindi lo spread aumenta se le banche centrali comprano di più o ad un prezzo più elevato, quindi questi titoli dello Stato. Sì. Quindi diciamo che se lo spread è diminuito è perché a Bruxelles hanno apprezzato questo voto, ma noi dobbiamo votare per la Toscana, la Puglia o per Bruxelles. Insomma, dovremmo appunto ritenere che io dico che non dobbiamo avere paura dello spread, perché se continua a comprarla la banca centrale,
problemi non ce ne sono. E a me verrebbe da risponderti, funziona però così, Giancarlo, quando tu dici noi dobbiamo votare, quindi di conseguenza muoverci per il nostro territorio o per Bruxelles. Sì, insomma, la risposta più ovvia ce l'abbiamo, ma in senso generale, non solo politico, però funziona diversamente. La dimostrazione è quella che, insomma, lo spread comunque in modo inequivocabile è sceso ai minimi degli ultimi mesi. Sì, ma perché ha comprato questi titoli delle banche centrali, non perché sia migliorata la situazione. Qua spread basso sembra buona situazione, spread alto economica, no? Spread alto cattiva situazione economica. In effetti non è così. Spread basso vuol dire che le banche centrali hanno comprato più non posso. Spread alto vuol dire che le banche centrali o hanno smesso di comprare o comprano meno di prima. Questa è cioè, legare lo spread all'economia reale in questo momento è sbagliato. No, no, beh, magari fosse così, nel senso che sappiamo molto bene che evidentemente ci aspetteranno dei mesi duri, no? Perché i dati macro sono tutto tranne che positivi, insomma, poi un po' una situazione di chiaroscuro, no? Perché alcuni ci riportano una situazione migliore, però ci sono dei comparti insomma, molto in sofferenza, come quello dei servizi, poi altri che si stanno un attimino riprendendo, ma insomma, siamo ben lontani dal dire che il futuro è roseo, quello sicuramente, quindi non è che se vediamo lo spread domani facciamo tutti festa perché tutti ritroveremo il lavoro, tutti potremo spendere e espandere, anzi, purtroppo no, e anzi c'è ancora molto timore rispetto a chiusure, insomma, un coronavirus che ancora non accenna ad andarsene. In Italia in questo momento siamo un po' più protetti, però insomma, si sa mai. Allora, Giancarlo, bene, so che non vedi l'ora di farmi la tua analisi più politica, insomma, voto. Che ne pensi? Tracciamo proprio i punti fondamentali di quello che è accaduto e di quello che potrebbe succedere. Allora, sì, non vedevo l'ora perché penso di stupirti. Allora, per quello. Wow, allora io sono seduta, vai. Allora, beh, proprio da te, proprio in una tua trasmissione di qualche settimana fa, io prevedendo che poi alla fine, come sempre, i partiti dicessero che avevano tutti vinto, avevo così, dato dei dati, diciamo, in base ai quali si sarebbe potuto poi dire dopo le elezioni chi aveva vinto e chi aveva perso. Allora, i dati erano di questo tipo. Se fosse rimasta 4 a 2 per il Partito Democratico, insomma, per il centro-sinistra, potevano dire di aver vinto queste elezioni quelli del centro-sinistra. Se fosse stato 4 a 2 per il centrodestra o ancora di più, 5 a 1, 6 a 0, a maggior ragione, il centrodestra avrebbe potuto dire di aver vinto, nell'eventualità del 3 pari si sarebbe finito in un pareggio. Quindi io questo l'avevo detto prima delle elezioni, che così era chiaro che dopo le elezioni io avrei detto che aveva vinto il centrosinistra o il centrodestra o sarebbe finito in un pareggio. A seconda appunto di questo esito. È finito 3 pari, quindi conclusione, è finito in un pareggio. Ora, finendo in un pareggio, tutti i partiti hanno detto di aver vinto. Ok, nella realtà, ed è questa la cosa che potrebbe stupirti, io invece ribalto la questione e dico che tutti i partiti hanno perso. E Tutti. adesso. Dello Sì, adesso me lo spieghi. Io, facciamo così, io ti faccio terminare e poi ti dico A se mi hai stupita o se invece me l'aspettavo, te lo dico dopo, e B ti dico anche la mia. Facciamo così, ok? Vai. Perché assolutamente. hanno perso tutti? Allora, la Lega ha perso perché sì, ha avuto comunque il centrodestra, le Marche in più, però ha perso perché obiettivamente si puntava ad un risultato migliore, no? E quindi sia per quanto riguarda la Toscana, ma anche così in generale perché poi ci sono state anche le comunali, insomma, qualche sindaco sì, ma insomma possiamo dire che è inferiore alle attese la Lega.
Fratelli d'Italia ha perso perché il candidato in Puglia è stato sbagliato. Cioè, la sconfitta di Fratelli d'Italia è aver insistito per avere quel candidato in Puglia quando Salvini non lo voleva, aver puntato i piedi per quel candidato che nella situazione migliore, perché in Puglia il centro-sinistra si era completamente disgregato, quindi c'erano candidati di tutte le forze politiche praticamente, Emiliano era rimasto solo, cioè nella condizione migliore il candidato del centrodestra è andato male, quindi male la Fratelli d'Italia, male il Partito Democratico. Perché sì, ha tenuto la Toscana, ma poteva anche essere molto probabile, e ha perso molto male da altre parti, ha perso molto male in Liguria, che storicamente era una regione rossa, certo, c'era già un governo di centrodestra, non è una novità, però adesso la Liguria è entrata a far parte a tutti gli effetti di quella. Del nord Italia, diciamo, a trazione leghista. Male il PD perché ha perso le Marche, ma le ha perse dopo 50 anni che le governava in pratica, cioè da quando esistono le regioni, dal 1970. Ha perso anche Forza Italia perché è stata quasi nulla in ogni parte. Beh, una catastrofe ovviamente per il Movimento 5 Stelle, che per dire nel mio, tra virgolette, perché sapete che non è la mia regione di nascita, ma la mia regione di residenza, quindi in questo caso nel mio Veneto, addirittura non va neanche nel Consiglio regionale, cioè non può neanche dire andrò a fare dura opposizione, ecco, proprio perché non c'è, non è rappresentato, quindi una debacle. Gli altri piccoli partiti, va bene. Non hanno contato nulla, non contavano nulla e continuano a non contare nulla. Quindi hanno perso tutti, anziché dire hanno vinto tutti, hanno perso tutti. Ecco Vedi, questo. vedi, assolutamente. Guarda, allora io ti dirò la verità, Giancarlo, non sono poi così stupita, nel senso che io, mentre tu parlavi, mi sono appuntata alcune cose che hai detto e le ho messe a confronto anche con le mie riflessioni. Vado velocemente così poi lascio ancora la parola a te. Indipendentemente dal fatto che poi è vero che bisogna vedere di elezione in elezione, però poi la mappa, no, dell'Italia ci riporta anche la situazione, no, dell'Italia come è divisa tra centrodestra e centrosinistra. Noi abbiamo 13 regioni governate dal centrodestra e 6 dal centrosinistra, che è una situazione profondamente cambiata. Spero di non aver sbagliato qualche numero, ma mi risulta che sia così. Adesso vado a memoria. Una situazione che è molto cambiata negli ultimi anni, no, dove era il contrario, anche perché alcune regioni, come in questo caso le Marche, come hai detto tu, dopo anni di governo del centro-sinistra sono passate al centro-destra. Beh, allora anche per me non ha vinto praticamente nessuno, quindi mi allineo a quello che hai detto tu, ma perché fondamentalmente, cioè per esempio la Toscana, io non ci credeva nessuno che sarebbe passata al centro-destra proprio fino in fondo, perché in un contesto del genere, a parte che ci sono quelle regioni appunto come la Toscana, l'Emilia-Romagna, che veramente se passassero al centrodestra sarebbe, lì ci sarebbe una debacle generale e un disequilibrio a livello politico, no? Perché sono regioni notoriamente rosse. Ma in questo momento, dove l'attenzione principale è dirottata, no? Sul e dal coronavirus, e dove necessariamente si vede di giorno in giorno la situazione come evolve, credo che, bah, non so, difficilmente si poteva pensare a una sorta di colpo di stato regionale in questo senso. Quindi non ci credevo e a questo punto non penso che sia, da questo punto di vista, né una vittoria per il centro-sinistra né una sconfitta per il centro-destra. Semplicemente 0-0, nessuno vince, nessuno perde, appunto. O come dici tu, perdono tutti. Sì, quindi anche la Lega sicuramente non ha vinto, ma insomma, forse io più che dire che hanno perso tutti, dico che non ha vinto e non ha perso nessuno. Mi metto sulla linea di mezzo, Giancarlo. La Lega non ha perso perché comunque si riconferma in alcune regioni, in alcuni comuni, e comunque il centrodestra in generale, ha la maggioranza delle regioni italiane, ma insomma i risultati dovevano essere in teoria sulla carta migliori, no? Invece siamo stati abbastanza, Fratelli d'Italia pure, vabbè, Movimento 5 Stelle forse è l'unico che ha perso, ma io ti dirò,
Voglio sapere cosa ne pensi tu su questo. Non tanto, io insisto su questo punto. Al di là dei risultati bassi, no? E insomma, veramente poveri che ha avuto a livello territoriale, cosa su cui non è mai stato molto forte, no? La presenza territoriale. Secondo me ha perso soprattutto da un punto di vista morale, se vogliamo dire, perché le riflessioni maggiori adesso vanno in questa direzione. Abbiamo fatto male a non allearci con il PD in certe piazze, o meglio, dall'altra parte hanno vinto i pentastellati laddove si sono alleati con il PD. E questa è la sconfitta più forte, secondo me, più grande, perché era proprio quello che loro non volevano. No alleanze mai con nessuno. Ok? Invece adesso si sono resi conto che possono vincere solo, almeno in questo momento, poi non so, fra un po', che possono vincere solo con le alleanze. Questa, secondo me, è la sconfitta. Forse ecco, il Movimento 5 Stelle è quello che ha perso per questo motivo. Ma però dove nella regione dove hanno fatto un'alleanza con il PD, cioè la Liguria, la cosa è andata male, vabbè, lì anche lì il candidato era debole, però appunto il fatto è che con il Movimento 5 Stelle trovare alleanze ha sempre difficoltà. Quando ha fatto delle alleanze sono state deleterie, adesso così, banalmente, ha fatto un'alleanza a livello governativo, con la Lega, e la Lega gli ha drenato voti a più non posso. Chiudono l'esperienza di governo, fa un'alleanza con il PD e il PD gli sta drenando voti. Insomma, dove si allea, in qualunque parte si allea, perde voti. Quindi è in una situazione un po' disperata. Adesso io ho sentito stamattina, anzi ieri sera, ma comunque questo intervento di Di Maio ha perfettamente ragione. Naturalmente in una situazione del genere bisogna dire che è stato un disastro per il Movimento 5 Stelle. Non si può dire andare in televisione e dire abbiamo vinto il referendum, no? Quando il 70% sembra degli elettori della Lega hanno votato sì, cioè quel referendum lì. Però Di Maio dice risultato storico, senza il Movimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo. Sì, però non, allora, a parte che sarebbe stato meglio non succedesse per me, ma comunque non può, dopo un risultato del genere, non può andare in televisione e dire abbiamo vinto, e quando gli chiedono qualche cosa sulle elezioni fa aspetto i dati definitivi, aspetta pure i dati definitivi. Sì. La questione 5 Stelle è probabile che vada all'estinzione come partito, perché, ripeto, ha questa debolezza intrinseca che non può allearsi con nessuno, perché appena si allea perde voti. E beh, ma anche se sta da solo però in questo momento, quindi insomma non c'è margine di soluzione. Anche Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha detto un cambiamento che il paese aspettava da 40 anni e che il Movimento 5 Stelle ha realizzato. Chiaramente adesso cercano di aggrapparsi, no, al tema del referendum, mentre invece la Lega, nella fattispecie con Molinari, chiede che si sciolgano le Camere. Giancarlo, scusami, c'è una domanda che ti voglio fare prima di salutarti, di Tiziano, che scrive: ma il MES arriverà prima o dopo il semestre bianco? Cioè, abbiamo parlato appunto del cambio del Presidente della Repubblica, gli ultimi 6 mesi, no? Il semestre bianco si intende gli ultimi 6 mesi del mandato del Presidente della Repubblica. Rispondiamo velocemente a questo, poi magari lo riprendiamo anche nelle altre puntate, questo tema, torneremo sull'Europa, su quello che arriverà dall'Europa, sicuramente con te. Il MES potrebbe essere appunto l'ultima batosta per il Movimento 5 Stelle, ma di più, nel senso che potrebbe veramente a quel punto decretare una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, perché se il Movimento 5 Stelle cedesse anche quello, non avrebbe più senso di esistere, cioè ha mollato su tutto. C'ha una sola cosa che è questa del MES, se lascia anche questa, veramente. Quindi il MES, io ecco, quello che vedo, quello che noto è che tutto il mainstream adesso è così focalizzato sul MES, dobbiamo prendere il MES, il MES, il MES.
E questo stabilisce quanto oramai l'Italia sia veramente sull'orlo del baratro, ma non economicamente, perché sull'orlo del baratro nel senso che di consegnarsi proprio con mani e piedi legati all'Europa, cioè ci stanno mettendo in una situazione, come si dice con una locuzione un po' particolare, stanno avvelenando i pozzi, nel senso che chi prenderà in mano l'Italia dopo questo governo qua, con il Recovery Fund, con il MES, si troverà in una situazione disastrosa. Noi per decenni ci saranno lacrime e sangue per restituire i soldi all'Europa. Cioè arriveremo in una situazione veramente in cui sarà insopportabile Quello che ci saremmo messi sulle spalle, insomma, il peso ulteriore del debito fondamentalmente che avremo addosso. Certo, è questione di mesi, scusami, Di di anni. anni, perché immediatamente, cioè, però, quando noi dovremo restituire decine di miliardi, come faremo? Cioè, sarà una cosa assolutamente impossibile. Cioè, verranno sulle spalle degli italiani dei sacrifici, altro che lacrime e sangue, dei sacrifici. Va bene Giancarlo, questi sono temi che affronteremo sicuramente qui sulle fonti TV e che tu affronti quotidianamente nei tuoi video su Finanza in Chiaro, quindi ti seguiamo tutti i giorni sui tuoi canali dove appunto parli ai tuoi follower dei temi più caldi e che riprenderemo poi qui. Quindi grazie per questo ulteriore appuntamento della settimana con te, buona giornata. Grazie, Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. tra poco torniamo sui mercati.